Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto ok. Io anche, se non fosse che sono fuori chiusa dal maneggio. No, vabbè, oggi è lunedì, il lunedì è chiuso, solo che sono voluta venire prima per fare il cassone, dato che giovedì, mercoledì notte parto per gli italiani e martedì e mercoledì ho un sacco di cose da fare, tra cui portare il camioncino, a fare gli adesivi, ho un appuntamento in banca, poi devo andare in un negozio che devo collaborare con un brand e devo scegliere i vestiti, devo andare all'ASL, cioè no raga, non voglio pensarci, quindi ho detto ciao, vado, preparo il cassone così non ci penso più, no? Sono fuori chiuso al maneggio che è chiuso a chiave. Quindi adesso sto smuovendo mezza Brianza a cercare qualcuno che ci apra queste chiavi. Ma magari riesco a fare il cassone. E niente, questo è un vloggettino del cavolino, pre-partenza per gli italiani. Quest'anno si fanno di nuovo a Cervia. Non so se vi ricordate, io l'anno scorso ho fatto anche il vlog campionati italiani a Cervia. Anche quest'anno io speravo in un cattolica così, no vabbè, è bello comunque Cervia. E saranno in erba i miei, questa categoria sarà in erba. L'anno scorso io ho fatto il campionato italiano a Mazzoni, però primo e secondo grado, quindi l'altezza era 1,30 m e l'avevo fatta con G. Mentre quest'anno farò il campionato italiano assoluto a Mazzoni, che sono tutti e tre giorni 1,40 m. Parto mercoledì notte, che sarebbe giovedì mattina, vabbè, perché il campionato assoluto ha le visite veterinarie, quindi io dalle 9 alle 12 ho il tempo per fare la visita, che è quando porti il cavallo al trotto per farlo vedere, e poi ho il warm up alle 12:15 se non sbaglio, così salterò per la prima volta con Heartbeat, perché porto lui in erba, e vediamo, magari non salta, no? Speriamo che aspetta, il cavallo salta, e niente, vi aggiorno se qualcuno viene ad aprirmi, o se rimarrò qui per sempre fuori dal maneggio chiusa. A dopo! Grazie Felipe, il mio eroe, mi ha fatto entrare in maneggio dopo forse un quarto d'ora, 20 minuti che cercavo qualcuno. Dove sono i miei bambolini? Bambolino bello? Vieni qua che hai mangiato tutta la palla, tutta l'hai finita. Vieni qua a farti salutare. Ciao! Noi ci siamo tosati per essere tutti belli per gli italiani, vero? Che sei molto bello. Cosa stai mangiando, scusami? Niente, niente. Bambolina becca, bambolina becca. Adesso andiamo a fare una passeggiatina io e te. Vieni qua. Fatti dare una carezza. Fatti dare una carezza. Bloop. Ciao. No, dai, un bacino. Non ho... Ah, grazie! E la bambolina Pina? Buongiorno! Ah, anche lei ha finito la palla e guardate com'è conciata in faccia. Guardate, guardate, è tutta appiccicosa. No, guardate anche il ciuffo, eh. Guardate che schifo. Sta in piedi da solo. Sta in piedi da solo. Ok, l'intento era quello di farvi vedere il mio cassone per gli italiani, cioè mentre lo preparo, però questa è la mia selleria, cioè io ho un box solo per me, solo per i miei cassoni, ed è molto buio, quindi o vi accontentate del video buio, però io non ho la luce. Dentro questa selleria c'è, nella mia no. Quindi o ci accontentiamo così, oppure non lo vedete. Faccio vedere, io ho tre cassoni. E avevo un sacco di cose fuori, per cui ho dovuto comprare un armadio. Per evitare di comprare il quarto cassone, ho dovuto comprare un armadio. Faccio vedere quello che c'è dentro. A parte che devo ancora comprare il lucchettino, perché qui c'ho veramente tante cose. E mi scoccerebbe che mi rubassero qualcosa, ok? Ho una selleria. Sapone per il cuoio. Easy White di Veredus per... cavalli grigi, ancora sapone per il cuoio, Starshine districante di Cavalor, ancora, e ancora, dietro un altro districante, c'era un altro districante che è questo, è la fila degli antimosche, tutti gli shampoo, qua invece tutti i prodotti per i piedi, qualcosa per il cuoio, antimosche, un disinfettante, mentre qua tipo tutti gli speroni,
il mio airbag, ho comprato l'airbag, siringhe per l'acido lattico, Lactastop, biscottini mischiati, il mio casco e guanti con giornali per quando faccio la creta e l'offpack. Il cassone che porterò in gara è esattamente lui, perché è il più piccolino, questo ingombra tanto e sul mio camioncino non ci sta, e qui ho tutti i sottosella. Non mi sembra il caso di sistemare tutto ancora un'altra volta, e quindi porto lui che è chiuso, e quindi porto lui che devo ancora sistemare tutto. Ah, vero, poi il casino sopra i cassoni, le cose che non ci stanno neanche qui dentro. Qui tutto un contenitore di fasce sotto fasce, i miei paracolpi da viaggio, qui un sacco di imboccature, altre testiere, redini che mi avanzavano, e qui le coperte di ricambio e alcuni sottosella puliti. Vi faccio vedere il sottosella che voglio portare in gara agli italiani, ed è esattamente il primo. Questo qui è nuovo nella veste, che metterò ovviamente con la giacca arancione. L'ho usato una gara, non mi sembrava il caso di mandarlo a lavare, e invece sì, non pensavo fosse così zozzo. Con ovviamente completo abbinato, poi immaginatevelo con la giacca arancione, cioè topissimo. Questa è la sella che porterò in gara, vi faccio vedere le mie nuove staffe della Safe Riding con il dettaglino sbrilluccicoso italiano. Io le trovo super belle, avevo già il primo modello che però avevo cambiato, questo è quello nuovo che non avevo mai provato ed è più leggero, e poi soprattutto c'è tipo la staffa, quando la perdi torna sempre al suo posto super velocemente. E una ragazza mi ha fatto questi portastaffe abbinato al completo di Vestrum da portare, quindi dopo, quando ho finito di usarla, perché oggi monto, le metterò. Però vi faccio vedere comunque come stanno. E esattamente così, poi sono super utili queste custodie, perché dato che io uso staffe con un grip praticamente wow, cioè praticamente il piede ti sta lì, non vorrei che si rovinasse la sella, e quindi questo è super comodo. Tra l'altro ho comprato un beauty da casa, cioè per tenere a casa, che è molto più grande rispetto all'altro, e questo lo terrò sul camioncino in modo tale che non farò su e giù ad ogni gara, con praticamente il minimo indispensabile, cioè il necessario, come il grasso per gli zoccoli, questa qui che non so perché ce sia, Star Shine che è il districante, il sapone per il cuoio, il bianco spray che è il sapone, cioè tipo shampoo secco per i grigi, grazie per aver starnutito, e tutte le spazzole che adesso questo andrò subito a mettere nel camioncino. Opla! Ho detto opla, che pure la marca pesa tantissimo. Comunque scrivetemi nei commenti se volete che un giorno vengo qui per fare un video di quello che c'è dentro i miei cassoni, i miei beauty e tutto quello che ho in maneggio, perché è veramente tanta roba, e quindi fatemelo sapere, perché non ve lo faccio vedere tutto in questo video, se no non finisco più. Vorrei farvelo un po' dettagliato. È vero, io non vi avevo ancora fatto vedere il mio bambolino. Questo è il mio camioncino che ho comprato per portare i cavalli. Aspettate che lo metto, se non me lo dimentico. Ah, ma devo ancora sistemare qua dietro, che è lo spazio, praticamente selleria dove metto il cassone, mangimi e tutto. Dato che ho un sacco di novità, anche per questo scrivetemi nei commenti se volete il tour completo. Qua c'è lo spazio di un cavallo, qui dietro c'è lo spazio di un altro cavallo, e qui c'è la selleria che vi ho fatto vedere da dietro. Adesso vi faccio vedere poco il davanti, perché non posso fare spoiler del nuovo video. È della Stefex, questo è il davanti, ha la targa belga perché è un camioncino che ho comprato in Belgio, e davanti ha 5 posti, cioè comodissimo, quindi non i soliti 2, ma ce ne sono anche 3 dietro, e in realtà lì sopra c'è anche un lettino per dormire. Non so quanto mi sono lerciata col camioncino, quanto ci dormirò, quasi mai, però vabbè, c'ho un lettino. Allora credo, e sottolineo, credo di essere a posto per il cassone, nel senso la testiera c'è, che infatti non è questa ma è questa, questa è quella di pinna che dovrò togliere e mettere di là,
pettorale c'è. Ok, qui ho portato l'alcol, uno shampoo per i grigi, l'integratore, una cremina per le fiaccature per sicurezza e tutto questo giornale per i giorni di creta che farò. Questa è la creta, eccola qui, insieme al Podosense che è di Cavalor ed è un sostitutivo dell'uffa, che è quella pasta che va sotto gli zoccoli. Questo invece è praticamente un olietto, è molto più comodo e si mette sotto per disinfiammare lo zoccolo dopo lo sforzo, dopo il salto. Io uso tantissimo questi prodotti. Sì, sono piena di prodotti per il benessere dei miei cavalli, ma io sono fissata, lo sapete che sono fissata per i miei bimbi, tutto questo e molto altro. Qui dentro questo sacchetto ho le stinchiere, quelle apposta da gara che sono ancora da pulire, sempre della Veredus. Vabbè, le tiro fuori che ve le faccio vedere. Queste sono le stinchierine a conchiglia che non uso, ma le porto per sicurezza, infatti sono ancora nuove. Queste sono le stinchiere dietro, sporche. No, le pulisco adesso. E quelle davanti. Questa è un'altra dietro. Quella davanti. Eccole qui. Sono le Absolute. Sono nuove e sono veramente una meraviglia. Poi qui dentro ho il cancelletto, la tendina da box, l'ancora per le tessiere sotto i sottopancia e poi devo mettere dentro il portaselle, che però è lo stesso che uso a casa. Il sottopancia para ramponi, vabbè, uso sempre questo e questa volta è super utile perché ho proprio i ramponi dato che è in erba. E dentro il cassettino ho un po' di cose, tipo tutti questi elastici, il portatelefono per quando vado in gara, che almeno non sta sparso qui dentro, non si rovina, i miei guanti, il kit di cask per pulire il mio cask, dei guanti in lattice che sicuro non mi basteranno, quindi ne prendo altri per sicurezza, ne prendo mille, perché li uso per tutto, delle salviettine per pulire il muso del cavallo e poi altre cose sparse. Vabbè, questo è il mio casco, faccio vedere quale uso. Porto questo, che è da pulire, mannaggia, lo pulisco subito. È il mio preferito. Raga, vi prego, guardatelo. Lo pulisco con il mio kit. Adesso lo spruzzo senza far danni, perché sto tenendo il telefono. Ok, aiuto. E vado. Non è molto stabile. Cioè, raga, dai, quanto è perfetto? Quanto è pulito? Quanto è perfetto? Ditemelo, da 1 a 10? 1000. 1000. Questa è la capezza che porterò, me l'ha portata Selleri Andrello ed è abbinata alla mia cintura. Io e il mio bimbo saremo abbinati. L'unica cosa che manca, a parte sella e sottosella da lavare, scelgo i sottofascia che userà bimbo, perché non può andare con quelle che adesso sporche. Però vado sul sobrio. Vado sul sobrio e vado sul blu. Queste sono da lavoro, quindi in pile. Devo prendere 4 sottofasce. 4 fasce, che sono queste, già 4. Finite, finitissime. Tac, raga, la perfezione. La perfezione, veramente. Bimbo sarà il cavallo più bello. Le mettiamo qui. No, non le mettiamo via perché le devo usare nel trasporto. Becchettin, bella la mia becchettin. Vabbè, io ho finito di preparare il cassone, quindi attendiamo, ci vediamo domani che porto il camioncino a lavare e poi a mettere gli adesivi. Non vedo l'ora, che bello, sarai bellino. Magari con un po' più di voglia, magari, eh? Andiamo.